Perché? Perché non mi spari? Chi ti ha chiesto di uccidermi? Non so da chi sia partito l'ordine. Anche l'uomo che mi è venuto a cercare credo fosse soltanto un intermediario. Oltre a questo non so altro, te lo giuro! Ma come puoi avere tanta fiducia? Se ora ti sparassi alle spalle, cosa faresti? Penserei che tu sia stupido a voler morire nonostante tutto. Vash de Stampede. Agente operativo Strife, rapporto alla sede centrale. 20 luglio. Siamo al secondo giorno della vicenda riguardante l'uomo indicato come Monev De Gale, di cui al rapporto precedente. La situazione è ancora critica, la tensione nella città non si è ancora sciolta. Inoltre, l'obiettivo sembra attualmente trovarsi in uno stato emotivo molto particolare. Vivendo a stretto contatto con lui, ho appurato al di là di ogni ragionevole dubbio il motivo per cui viene chiamato tifone umanoide. Una domanda rimane tuttavia in sospeso. Perché intorno a lui accadono sempre tanti disastri? Sono trascorsi ormai 4 mesi da quando io e l'agente Thompson partimmo dalla sede centrale di December con l'incarico di rintracciare nome in codice Vash de Stampede, il leggendario ricercato, l'uomo da 60 miliardi di doppi dollari. La compagnia continuava a ricevere richieste di rimborso che portavano alla causale distrutto da Vash de Stampede. Ma non era possibile assimilare il suo passaggio a un disastro naturale. Lo scopo della nostra missione era quindi quello di monitorare e prevenire la catena di danni che sembra in qualche modo correlata ai suoi spostamenti. Cercate Vash? Ma si può sapere chi siete? Non mi direte che con quei bei faccini state mirando ai 60 miliardi della sua taglia? Non è così, vi sbagliate. Già, potremmo dire che lo stiamo cercando per lavoro. Per lavoro? Beh, non posso dire di averlo visto con i miei occhi, ma corre voce che abbia lasciato la città all'alba. E a quanto pare si sarebbe diretto verso est. Sapreste dirci che tipo è, per caso? Vediamo. Si dice che sia un uomo parecchio alto, che si porti sempre dietro un'enorme arma e che abbia i capelli dritti come una spazzola. Inoltre dicono che abbia molti complici e il suo debole per le donne pare superi ogni limite concepibile. Che ne pensi, capo? Un uomo alto con i capelli dritti che brandisce un'arma gigantesca. Stavolta l'abbiamo trovato. E così, dopo settimane trascorse a raccogliere informazioni sul suo conto, finalmente stavamo per entrare in contatto con il terribile bandito. E voi chi siete? Salve! Credo che questa sia la prima volta che ci incontriamo. Il mio nome è Meryl Strife e lavoro per conto della compagnia di assicurazioni Bernardell. E io sono la sua socia, Millie Thompson. Tenete, questo è un piccolo omaggio da parte nostra. Ma è così, capo! Cosa volete? Siete amiche sue? Era lui. Quell'uomo di fronte a noi era Vash de Stampede. Veramente non mi pare sia andata proprio così. Sto solo tralasciando qualche piccolo dettaglio. Non piacerebbe anche a te avere una promozione, Millie? A dir la verità, ci misi un po' prima di realizzare che si trattava di quello vero. Danke, danke, danke! In fondo, questo Vash dava l'idea di essere molto diverso dal tenebroso pistolero che mi avevano descritto. Completamente diverso. Avanti, offrimelo, fratellone! Non respingere! Mi lasci! Mi lasci! Facciamo finta di niente! Ehi, assicuratrici! Ma capo! Aspettate, non potete andarvene così! Siete due dannate insensibili! Anche tu sei un insensibile, fratello! E non doveva rivelarsi soltanto un incorreggibile per di giorno. Ma anche un patetico cascamorto e un fanfarone senza ritegno. Lasci fare a me, Mr. Cliff. Non se ne pentirà. È impossibile che una preda possa sfuggirmi. E la mia pistola non ha mai sbagliato un colpo. Soprattutto quando mira il cuore di una bella ragazza. Bah!
Accidenti, ancora oggi ricordare certe scene a cui ho dovuto assistere mi fa venire gli incubi. In effetti a quel tempo il signor Vash era proprio un tipo bizzarro, vero? Non so perché usi il passato, non è certo cambiato da allora. A giudicare da come si comporta, chi potrebbe mai credere che sia lui il tifone umanoide? Io l'ho capito fin da subito e non facevo altro che ripetertelo. Ma a quanto ricordo eri tu quella che non ci credeva, capo. Hai finito di redigere il tuo rapporto? Ah, sì, mi manca davvero poco. Si prendeva gioco di noi creandosi una facciata di scimunito fannullone, ma presto abbiamo capito che era solo il suo modo di porsi di fronte agli altri. Per trovare traccia del suo vero io è necessario osservarlo alle prese con le rischiose situazioni che si trova regolarmente ad affrontare. Suicidarmi? No, non c'è cosa che più detesti al mondo che suicidarmi. Allora non resta che il boomerang. Dovresti stare più attento quando usi aggeggi così pericolosi. Maledetto! Oddio! Fuori, dannato! Non sei un granché. Ma insomma, tu chi sei? Solo l'abile pistolero che tu hai reclutato come guardia del corpo. E tu chi sei? Un cowboy che vuole fare l'eroe? Non credo di essere all'altezza del titolo di eroe. Oh, che guaio. Non ci voleva proprio. In questo modo non potrete scappare. Bastarda! Maledetto! Ma chi è quello? Stai rischiando grosso, mettendo alla prova in maniera tanto spudorata la nostra pazienza. L'uomo alle mie spalle è conosciuto e temuto col soprannome di Tifone Umanoide, il terribile Vash the Stampede. Ma che cosa curiosa. Scusa un momento. Mi ero fatto l'idea che Vash fosse un uomo più affascinante. Stai forse insinuando che io non sono il vero Vash the Stampede? Possiamo sempre fare una prova. Ciò che si racconta su di lui corrisponde dunque a verità e le vicende a cui abbiamo testimoniato confermano che... No, oh, insomma, come si fa a non pensare che sia solo fortuna se risolve sempre tutto in modi tanto stupidi? Sam! Però è innegabile che sia riuscito in ogni occasione a evitare di ricorrere all'uso delle armi. Vash non uccide la gente, non ferisce mai nessuno. Persino quando un'intera città gli stava dando la caccia per incassare la sua taglia. Ce la farò! L'ho trovato, è qua! Oh no! Fermatelo! Sparate! Eccolo! Non può scapparci! Parlate di me, ragazze! Perché mi deve accadere tu Samaman? Tutti ce l'hanno con moi, tutti che corrono a Fremois, eppure io non ho fatto rien de mal, Maman! Oh, ma non è il momento di mettersi a piagnucolare a francese! Quale può essere il motivo di una scelta tanto anticonvenzionale? Forse qualcosa si può intuire dal racconto della signorina Monica Allen di Aimpril, che ebbe modo di testimoniare una situazione critica. Non c'è altro modo, solo voi potete salvarci. Perciò, vi prego, dovete lasciarvi catturare. No, rimanete fermo! Capisco benissimo la situazione, ma... No, per favore, vi prego, non muovetevi! Prima di averlo incontrato, io non posso ancora fermarmi! Ti prego!
ma tu poi l'hai capito chi è che Vash deve incontrare? Ma alla fine anche lui ha impugnato la pistola. Per salvare la stessa gente che voleva catturarlo, non ha esitato a premere il grilletto. Ok, adesso basta, Gofsef, pensaci tu, faglielo vedere. Che cosa orribile! Ma come, sei ancora lì a fare l'eroe? Pensavo che tu abbandonassi le donne per scappare! Il signor Basso non è quel genere di persona! Come si suol dire, l'erba cattiva non muore mai! Mi dai il volta stomaco! Quella che mostri è soltanto ipocrisia bella e buona! Sicuramente in passato hai eliminato qualcuno di scomodo per interesse personale, quindi è inutile fingere! Tu non sei dalla parte di quelli che vengono fatti fuori! Ne è prova quella taglia mostruosa che oggi pende sulla tua testa, la taglia di un assassino! Allora, cosa rispondi? Basta stampini! Vedo che ti sei deciso finalmente. Ah, vuoi estrarla? Non hai alcuna speranza. Anche tu sai bene che il pugno di mio figlio è più forte di qualunque proiettile. E l'hai già sperimentata sulla tua pelle. Se vuoi scappare, questo è il momento. Ma la tua corsa sarebbe breve. Finiresti a brandelli prima ancora di realizzare cosa ti abbia colpito. Osservo bene adesso. Ora ti dimostrerò quanto tu sia impotente e insignificante al nostro cospetto. Ci darò scacco! Ecco una traiettoria interessante per il braccio bionico! Avanti, grande eroe! Valle a salvare e facci vedere che sei pronto a morire davvero stupido! Deviato! Fantastico! Con sole sei pallottole hai spostato il pugno di mio figlio! Ti sbagli, invece. Me ne è rimasta ancora una. Quella speciale. Per cui viene chiamato tifone umanoide. Ora ne sono sicura. È proprio lui, lui è il solo ed unico. Vash the Stampede! Proprio così, quest'uomo è Vash, ultimi ogni ragionevole dubbio. Love and peace! Love and peace! Love and peace!
Vash the Stampede. Tutte le volte che l'ho visto in azione non ho potuto fare a meno di avvertire qualcosa dentro di lui. Qualcosa che gli altri non possono capire. Ma che a volte lo rende capace di risplendere come una stella. Tuttavia una cosa è sicura. Tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui si sono trovati costretti a fare i conti col proprio passato. Papà! Ti prego, papà! Va tutto bene. No, non può essere vero. Quell'uomo gentile eri tu. Come dico sempre, la vita è un'insegna luminosa che brilla da lontano. Avete già dato troppo, d'ora in poi faremo affidamento solo su noi stessi. Non sono poi così speciale. E tuttavia, sei proprio sicura che sia andato da questa parte? Sì. Mr. Bash! Non vi avvicinate! Non dovete avvicinarvi. È fuori di sé. In questo momento non è il solito Vash che conosciamo. Chi è quest'uomo? Chi è il vero Vash the Stampede? È il ricercato che getta i cuori nel panico. Il demone dagli occhi di fuoco. È questa la sua vera natura. Ah! Maledetto! Te la farò pagare! Ah! Quelle persone sono morte. E allora che importa? Quelle persone adesso sono tutte morte! Mi dispiace! E sei stato tu ad ucciderle una per una, tu! No! Ma adesso andrai a raggiungerle! Vash, dopo tutto questo tempo, devo ancora capire chi sei veramente. Con una simile bomba innescata stiamo tutti sul chi vive. Io la notte ho persino paura ad addormentarmi. Anch'io vorrei fare qualcosa, cosa credi? Ci vorrebbe qualcuno che gli dicesse di andarsene. A Vash the Stampede, scherzi, chi ne avrebbe mai il coraggio? Ah, come brucia, brucia! Ah! Ehi, Vash, va tutto bene? Che vergogna! Quelle ferite sono la prova che hai sempre tentato in tutti i modi di sfuggire agli avversari senza ucciderli, vero? Però avrei preferito non mostrarle a delle ragazze. Ora non avrò più successo. Ma che dici? Non è certo per questo che tu... Senti, Vash, insomma, tu non hai colpa, eppure... Ovunque tu vada, i disastri ti perseguitano senza darti tregua. La gente ha paura di te e ti guarda sempre con sospetto, non ti fa rabbia. Perché non la fai finita con questa assurda vita? Non posso. Non posso farlo. Io non ricordo il mio passato. E non riesco a vivere serenamente senza sapere che cosa ho fatto e chi sono in realtà. Te ne vai? Mi dispiace che abbiate dovuto lasciarmi andare. È soltanto perché non vogliamo altri guai. Invece di fare complimenti, faresti meglio a sparire alla svelta. Sì, avete ragione. Visto e come dicevo, lo seguiamo? Naturale.
È il nostro lavoro. Già, è ovvio. Però dovrò venire anch'io con voi. Mi dispiace di non potervi lasciare soli. Millie, oltre che astuta, stai diventando anche spiritosa. Oh, signorina, per una bella ragazza come voi è pericoloso viaggiare da sola nel deserto. Ma siete fortunata, avete appena trovato una guardia del corpo temporanea completamente gratis. È incredibile, non gli si può togliere di dosso gli occhi un momento. Ehi, dove andate? Aspettate, non è carino ignorarmi in questo modo. Signorina, signorina! Anche questo è Vash the Stampede. Quando si guarda avanti, qualcosa rimane sempre alle spalle. Credere fermamente alle proprie convinzioni, continuando a correre verso il futuro, è di certo una virtù. Tuttavia, non è giusto, nel farlo, disprezzare i sentimenti e i ricordi degli altri. Vivere sconsideratamente, senza accorgersi di ciò che provano tuo padre e tua madre, ad esempio, è solo egoismo. A volte, durante la propria corsa, bisogna anche fermarsi un momento e guardarsi attorno, e scoprire così di non essere soli.